in quanto la macchina non parte più. Con Autoreisen, in poche parole, hanno detto che dobbiamo andare all'aeroporto di Tenerife Nord, tornando verso l'alto, che non ci dovevo tornare così, a sostituire la macchina, e mi hanno acceso la macchina con lo starter. Nel frattempo sfrizione di bestia in salita così. Vabbè, no, aspetta, aspetta, ci sono, ce l'ho. Benvenuti a Garacico! C'è questo scoglio qua immenso, gigantesco, in mezzo all'oceano, dove in cima sorge praticamente questa croce. E una leggenda diceva che tutti quelli che partivano in mare per cercare ricchezze, nuovo mondo e altre robe così, e quella croce portasse bene a tutte queste persone che andavano in mare. E vai! E c'è ancora nuvoloso e ventilato, e questa cosa va perfettamente bene, in quanto pianta, sono letteralmente ustionato quasi, e dunque ci va bene, ci piace la giornata. Molti avrebbero detto, ah, che schifo di giornata, invece io dico, giornata più bella non poteva essere. E vai! Anche perché mi hanno appena sostituito la macchina, e dunque lo voglio ricordare a tutti. Se si vede, ma c'è il vetro crepato, cioè la pellicola, il vetro, quello, ecco, sì, ecco, proprio qua si vede. Siamo arrivati a Los Silos, è un piccolo paesino, molto molto bello, specialmente il centro storico. E così siamo giunti a Buena Vista del Norte. La giornata è quasi finita, però l'avventura continua. Che bello. Comunque da Los Silos a Buena Vista sono posti, diciamo, tipici, molto belli da vedere. E adesso mi investono, no, ok, girano dall'altra parte. E ci sarebbe anche un faro da andare a vedere, l'unica cosa è che il tempo sta un po' cambiando e mi sa che ci tocca un attimino rientrare verso l'entroterra. Sì, che poi siamo... beh, avete capito. Faccio fatica io per la macchina. Nuvole, nuvole ovunque, e c'è uno sbalzo termico di meno 10, cioè non meno 10, meno 10 rispetto ai 30, dunque ci sono 18 gradi in questo momento, e ho trovato finalmente la strada adeguata per andare verso la destinazione, anzi dove devo ancora prenotare un albergo. Però qua su in cima c'è un profumo di eucalipto, che penso sia eucalipto o comunque una pianta di così simile o di quel genere, si respira veramente bene. Ripartiamo. Oh sì, ammirate cosa ho trovato lungo la strada, un fantastico punto, e sta piovendo, vabbè, perché in realtà non sta piovendo e ci sono le nuvole. Comunque guardate cosa c'è qua, adesso devo pulire prima
E adesso in direzione verso Santiago del Teide, non so se ci fermeremo in quanto il clima è quello che è, no, anzi più che altro per le tempistiche. Comunque vediamo se riusciamo a fermarci. Ah, che fresco! Sono 14 gradi da 32-33 gradi che c'erano giù a 14 gradi, beh c'è un pochino più fresco. Però si sta bene, sì. Sì. Ah, ripartiamo. Oh sì, piccola sosta veloce. Ce l'abbiamo fatta, sì dai, dunque quello che ho visto è questo. Buona visione. Ah sì, giusto, mi ero dimenticato di presentare la nuova macchina a noleggio, anzi la macchina in sostituzione che mi hanno dato, e vai, una Seat Ibiza. Ecco, una delle cose buone è che almeno non arranca in salita, questa è una cosa ottima. Vabbè, dai, bene, c'è un divano, c'è un tavolo, c'è un altro tavolo, c'è un fantastico letto, il tavolo è più grossa, è un bagno, ma wow! Ah sì, Dora the Special, molto molto bene. E poi quanti gradi ha? No, beh no, 5-7 dai, ci sta dentro. Non prenda fuoco, 5-7, comunque quello, l'avete visto, eh? Voi non capite quanto è buono il tutto. Eccezionale, poi la birra atomica, però il cibo, quei gamberetti non me li ricordavo così, sono una roba meravigliosa, voi non capite quanto e quanto aglio c'è, però vabbè, poi questa è un'altra storia, molto bene. E comunque sì, il rum al miele è decisamente buono, ma stasera sono andato a prendere del fantastico ghiaccio, chiesto alla reception, ovviamente, che mi ha mandato ovviamente al ristorante dell'albergo, e mi hanno dato questi fantastici cubetti di ghiaccio per rinfrescare, anche se loro non lo sapevano che dovevo rinfrescare il mio rum al miele, per rinfrescare questo rum al miele che mi darà la buonanotte. E vai!